essere sempre costruttiva, cioè al fine di costruire per il futuro. E abbiamo inteso non dare risposte. Scusi un attimo, noi oggi ne parliamo con lei perché comunque abbiamo dato spazio anche all'altra campana sui giornali, lei avrà potuto Sì, ho vedere, letto un quindi po' per sul questo, primo per piano. correttezza, noi vogliamo sentire anche la vostra, se è possibile, se poi non è Assolutamente. possibile. Però, siccome la cosa va avanti da tempo, oggi parliamo della festa della musica. Certo. Sicuramente noi nei prossimi giorni daremo risposta ma più che a loro, ai cittadini, perché credo che i cittadini debbano vedere sempre la casa comunale come un palazzo di vetro trasparente. Io nella mia vita mi occupo di altro, non ho mai preso un euro dall'ente comune, non ho parenti, ingegneri, architetti che hanno ditte che lavorano per il comune e veramente lo faccio per passione e non dico hobby, ma per la passione che ho verso il mio paese. Poi posso farlo bene o posso farlo male, ma l'unica cosa che mi muove è la passione per l'acciaio. Io quello che mi sento di dire su questa cosa, io ho fatto un post su Facebook, visto che oggi il social impazza. Riuscire a stare dietro a 3.000 post, 8.000 commenti, poi fatti sempre dalle solite 4-5 persone con le quali ho avuto anche dei chiarimenti diretti, ma evidentemente poco efficaci, ma per colpa mia forse non sono riuscito a spiegarmi per la maniera corretta. Ho fatto un post perché credo che i cittadini devono capire e devono sapere la verità. Praticamente io non da domani, perché colgo l'occasione per dire che domani ci sarà un convegno importantissimo a Petacciato sulla prevenzione del tumore del colon retto e quindi la sala consiliare è occupata, ma da venerdì l'altro le poche ore che mi restavano libero le dedicherò a questo, a informazione con i cittadini. Praticamente sarò qui dalle 17.30 alle 19.30, videoproiettore calato, albo pretorio online, quello storico, per vedere tutto, cioè chiunque avrà voglia di chiedere. Su questo argomento, ma anche su altro, noi della maggioranza saremo qui a dare Io spiegazioni. volevo, mi ha preceduto nella risposta perché anch'io volevo dire, perché avevo letto questa cosa che era pronto per fare non questo Assolutamente. venerdì ma quell'altro. Sulla questione Pro Loco usciremo con un comunicato che ho a questo punto ufficiale, firmato dall'intero gruppo di maggioranza, fermo restando che poi ci sarà questa disponibilità nei prossimi mesi, giocherò un po' di venerdì d'estate, ma arrivato a questo punto, poi le cose che si iniziano, soprattutto se sono belle iniziative, bisogna proseguirle. E ho avuto la brillante idea di farlo al primo anno, quindi avrò 4 anni tutti i venerdì impegnati, ma con gioia e con piacere, perché poi il confronto con i cittadini è sempre veramente un momento di crescita per tutti. E quindi ci sarà questo momento per spiegare un po' tutto. Sulla Pro Loco, immagino se ci saranno domande, ma ripeto, questi saranno chiarimenti che verranno fatti. In un nostro comunicato stampa. Una cosa invece che mi preme dire a livello di collaborazione con la Pro Loco, perché questa è una cosa che sinceramente mi ha ferito, cioè essere accusato di non essere collaborativo con la vecchia Pro Loco per questioni politiche di appartenenza. Il paese è piccolo, quindi ci conosciamo tutti, sappiamo le varie appartenenze politiche. Poi tra l'altro la vecchia Pro Loco era presieduta, la vecchia Pro Loco e poi questa è la continuità, dal marito della mia competitor, del consigliere Ferrara. L'anno scorso loro hanno avuto l'affidamento a 10 giorni dal voto per fare l'estate Petacciatese. A 10 giorni dal voto questo affidamento è stato fatto da due assessori che erano in lista con il consigliere Ferrara e due membri del direttivo di quella Pro Loco erano in lista con la candidata Giuliana Ferrara. Noi ci siamo insediati il 12 giugno e una delle prime cose che abbiamo fatto è stata chiamare la Pro Loco e chiedere se si aveva l'intenzione di procedere insieme per l'estate della Ciatese. E l'abbiamo fatta. Io a settembre ho fatto un comunicato, l'ho fatto su Facebook, l'ho fatto anche a mezzo stampa, ringraziandoli per quello che avevano fatto. E credo che sia innegabile che ci sia stata una grande collaborazione, sia da parte nostra, da parte della struttura comunale, da parte di amici vicini, perché poi ci sono state anche altre associazioni che hanno cercato di dare una mano, ma sicuramente da parte del gruppo di maggioranza, da parte di questa amministrazione comunale c'è stata massima collaborazione. Quindi, se si è voluto collaborare lo scorso anno, perché non quest'anno? Evidentemente sono successe cose che andremo a spiegare nel nostro comunicato che ci hanno costretto a fare altre scelte. La Pro Loco storicamente, almeno nel 2017 è successo così, anche nel 2016, ma nel 2017 sono certo e quindi lo posso dire con certezza, a gennaio, il 2 gennaio credo, quindi all'indomani di Capodanno,
è pieno inverno, uno comunque, giustamente perché è lungimirante e pensa a una programmazione, ha scritto una nota al comune dove manifestava la volontà di occuparsi del cartellone estivo. E la giunta, giustamente, il 29 maggio, avendo come interlocutore la Proloco che si propone, delibera l'affidamento del cartellone estivo alla Proloco. Diverso è andato quest'anno. Noi abbiamo fatto degli incontri con la Proloco e più volte ci siamo sentiti dire che ne erano in pochi, che forse era il caso che loro si occupassero più di manifestazioni culturali e meno di sagre, di feste paesane, perché comunque poi richiede tempo, monti il parco, smonti il parco, le panche, e ci vuole molta manovalanza, ci vuole tanta gente. Poi il 30 marzo ci hanno scritto una lettera, abbiamo avuto una nota dove ci dicevano che volevano occuparsi, ci proponevano 4-5 eventi e ci chiedevano che quegli eventi fossero inseriti nel cartellone estivo. Chiaro che in una nota così io intendo, capisco che non vuoi occuparti del cartellone estivo. Questo non significa poi che non ci sono altri che lo faranno. È complicato per un ente poterlo gestire direttamente. Ci ha provato la Giunta La Palombara nel 2015, gestirlo proprio come assessorato, e io ho provato, ero minoranza all'epoca e quindi so com'è andata quell'estate, ma soprattutto mi sono ricacciato un po' tutte le carte e diventa complicato poi per la struttura fare tutte le determine di affidamento, le determine di liquidazione, i mandati, perché poi quando si esibiscono non sempre chi si esibisce può avere rapporti con il comune, perché magari è un'associazione che non può avere rapporti con il comune ma può avere rapporti con altre associazioni. Allora, da tutte le parti viene fatto così, il calendario estivo viene affidato a terzo. Certo, l'ANCI e l'UMPRI hanno stabilito un protocollo d'intesa dove è auspicabile che ci sia collaborazione nei comuni fra ente e Proloco, ma poi ci deve essere la volontà reciproca di poterlo fare. Nel momento in cui io ho capito che non c'è questa volontà reciproca di poter andare avanti, ce l'hanno espresso proprio loro con una nota, abbiamo inteso fare altro. E credo di non aver fatto nulla di male, cioè nell'affidare 20.000 euro, che poi devono essere rendicontati questi 20.000 euro. Cioè il cartellone estivo l'anno scorso è costato 15.000 euro, affidati alla Proloco, e noi abbiamo fatto un appendice al cartellone cercando di riempire alcuni spazi che pensavamo, insomma, ci fossero delle carenze, soprattutto verso i bambini e lo sport. Abbiamo fatto un calendario, ma non parallelo, che si è integrato a quello loro, di eventi sportivi e di eventi per i più piccini, e l'anno scorso abbiamo speso circa 18.000 euro, quest'anno ne spendiamo 20, o meglio abbiamo stanziato 20.000 euro, ma questo non significa poi spenderne 20, perché se la Betavium avrà la bravura di risparmiare con la SEAE, di guadagnare qualcosa con le sponsorizzazioni, a fine estate ci sarà una rendicontazione che magari ci permetterà anche un risparmio. Chiaro è che oltre le 20 non si andrà. La legge ci consentiva di fare questo, non abbiamo scavalcato nessuno, ripeto, c'è stata una chiara manifestazione di non farlo da parte della Proloco il cartellone estivo, poi magari ci sono state incomprensioni, magari l'invito alla, perché di questo poi sostanzialmente ci accusano, no? L'invito doveva partire dall'assessore piuttosto che partire dal presidente dell'associazione, i tempi, il giorno prima e il giorno dopo. Allora, ci siamo candidati tutti, veramente tutti, per fare il bene del paese, e questo è un periodo di rimboccarci le maniche e di fare il bene del paese. Poi a settembre ci cantiamo le corna in paese. I panni sporchi si dice che si lavano in famiglia, ma io non lo dico perché oggi faccio il sindaco, io l'ho fatto per 5 anni il consigliere di minoranza, e lei è giornalista. Forse da parte mia avrà ricevuto 3-4 comunicati stampa in 5 anni, non credo che c'è, ma poi la rete non dimentica, quindi ce ne sono. Ma io ho urlato su temi importanti, grossi come il piano regolatore, su altre cose che riguardavano un po' tutta la cittadinanza, non perché il cartellone estivo non sia importante, però veramente oggi si parla tanto di collaborazione. Noi l'abbiamo dimostrato da parte nostra l'anno scorso di essere collaborativi.